Ha dormito bene? Sì, ma ho avuto un incubo. È incredibile, da qualche tempo faccio di continuo dei sogni strani. Ci sarebbe da ridere. Ridere di cosa? Beh, è come se volessi dire a me stesso qualcosa che non voglio ascoltare da sveglio. E che cosa sarebbe? Che sono morto pur essendo vivo. Sa che lei ed Evald siete uguali? Sì, me l'hai già detto. E sa che un giorno lui disse la stessa cosa? Di me? Non mi meraviglio. No, di se stesso. Ma ha 38 anni solamente. Le racconterei tutto, ma temo di annoiarla. Tutt'altro. Anzi, ti sarò molto grato. È successo un paio di mesi fa. Volevo parlare a Evald. Così presi l'auto e andammo verso il mare. Già, e pioveva, proprio come ora. Evald sedeva vicino a me. Bene. Ora che sono in trappola, cosa vuoi dirmi? Qualcosa di spiacevole, no? Ne avrei fatto volentieri a meno. Capisco. C'è un altro uomo. Non fare lo sciocco, via. Non fare lo sciocco, ma cosa dovrei pensare? Mi dici con una voce da funerale che vuoi parlarmi. Andiamo verso il mare, piove a dirotto e non sai come cominciare il tuo discorso. Dunque, Maria, parla, cosa aspetti? È un'occasione eccellente per un'aperta confessione. Mi fai venire voglia di ridere. Cosa hai immaginato che debba dirti? Che ho ucciso qualcuno o che ho svaligiato una banca? Aspetto un bimbo, Eva. Sei sicura? Il dottore l'ha confermato. Vedo. Era questo il tuo segreto? Ma devo dirti subito un'altra cosa. Io voglio questo figlio. Non mi dai scelta? No, sono decisa. Lo sai che io non voglio bambini. Perciò sai che dovrai scegliere fra me e lui. Povero Evald. Non c'è nulla da compatirmi. La vita è una cosa assurda. Ed è bestiale mettere al mondo dei figli con la sciocca speranza che potranno vivere meglio di noi. Queste sono tutte scuse. Chiamale come vuoi. Io stesso fui un figlio non desiderato di un matrimonio che era la copia dell'inferno. Un figlio di chissà quale padre. Ma non mi sembra una ragione sufficiente per comportarti come un bambino. Devo essere in clinica alle 3 e non ho né tempo né voglia di continuare questa discussione. Sei un vigliacco. Sì, ne convengo. Quando pensa alla vita ho un senso di nausea. E non voglio responsabilità che mi leghino ad essa più di quanto lo sia già. Parlo sul serio. E non si tratta di una forma di isterismo come forse hai sempre creduto. Quello che dici è male. Il bene o il male non esistono, ma solo le necessità. E si vive secondo le proprie esigenze. E quali sarebbero? Tu hai un dannato bisogno di sentirti viva, di vivere, di esistere in pieno e di creare la vita. E tu invece? Io vorrei essere morto, completamente morto.